Midnight Espresso. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Random Samples. Io sono Nat Reilly dei Midnight Espresso e quest'oggi per voi produrrò un beat utilizzando un sito che seleziona casualmente i brani meno ascoltati e meno piaciuti di Spotify. Avrò 2 ore a disposizione e soltanto un ascolto. Per ogni ulteriore brano che volessi ascoltare dovrò sottrarre 5 minuti al tempo che ho a disposizione. Andiamo a vedere che cosa conviene. Random Samples. Bene, stiamo per ascoltare i brani che utilizzerò per il mio beat. Già materiale utile. Dici bene, amico mio. Molto bene, c'è un sacco di materiale utile. Pezzi di batteria, effetti sonori, snap. Il piano fa cagare e mi chiedo dove fosse il buon senso quando avete composto questa roba, però non a caso è finita su questo sito. Intestardiamoci, bravi, bravi. È un sacco di materiale utile, però mi cerco qualcos'altro. Jig the Rapper. Altri effetti sonori. Flauti. E uccellini. E flauti. La situazione è tutt'altro che lounge. Però c'è un barlume di speranza in questi archi finti. Comunque è notevole che uno che si chiami Jig the Rapper tiri fuori della musica di questo spessore plastichistico. Ma perché poi rapper? Il rap dov'è, Jig the Rapper? Sei un impostore, proprio come me. Quasi tutto quello che mi serve, però dopo la pubblicità. Registriamo anche la pubblicità. Se sei senza connessione internet puoi ascoltare la musica ovunque e in qualsiasi momento. Ho già in mente roba, ragazzi. Io vorrei delle frasette, me le puoi dare, delle frasette? Molto molto bene, molto bene. Abbiamo delle frasette fighe. Sacramento's most dangerous. Capito? Sto qua tu l'ascolti, ti viene a casa col coltello. Ed è proprio per questo che nessuno l'ha ascoltato fino adesso. Datemi un basso, per favore. Wow, che brutto però, dai. Cos'è? Un karaoke? West Coast. È un mashup West Coast karaoke. Puoi cantare i brani di Gigi D'Alessio in versione West Coast. Oh, ma in questa compilation c'era Snoop Dogg, i Forti. E altra gente mai sentita in italiano. The second specially constructed form is the all interval series. Sono lezioni di composizione. Individual 12 notes. Intervals beginning with one and ending. Ti prego, però usami anche il basso. Una nota mi serve, non ti chiedo tanto. Non c'era un basso, me lo invento. Ci divertiamo un sacco. Random Samples. Ho tenuto 6 brani e quindi mi rimane 1 ora e mezza. Da adesso parto da lui, che è il mio idolo. Scelgo intanto un giro che mi piaccia e poi da lì sviluppiamo, e non ci sono limiti all'immaginazione. Cioè, in realtà ci sono dei limiti, che sono l'ora e mezzo che ho a disposizione. Questo già mi piace, lo tengo da parte. Vediamo se c'è altro. Qualcosa di più struggente. Tanto mi sembra che giri sempre tra quei 2 accordi, tra tutto il pezzo. Quindi... perché forse vorrei fare una cosa più nostalgica e più... quella lì lo è. Anche questa. Questa forse di più, infatti. Ancora più dell'altra. Però poi diventa un po' troppo, cioè un po' troppo dinamico, invece secondo me sarebbe si accorcia eventualmente. Sì, ho imparato da Slim a
cioè hai un loop lunghissimo, tieni solo le prime due battute e mettile in loop, va bene. E effettivamente funziona. Proviamo a 135. Ok, ora andrei a prendermi i pezzi di batteria. Qua c'erano degli snare. Ok. Qua prendo lo snap. Qua c'è un po' di roba sotto, ma poi me lo pulisco. Sì, infatti. La cassa, invece. Automaticamente è diventata un schifo sta cassa. Allora, mettiamo un bellissimo passabasso. Allora, intanto prendiamoci la pancia. La duplico. E li fai triggerati? Sì. Poi adesso devo vedere anche per intonarla con il sample. Ora abbiamo un po' di schifo. Taglio un po' di coda di quello picciato in alto. Ma ora per la punta stai usando la stessa cassa, però non, senza quel filtro che hai messo invece sulla parte bassa della cassa. No, che filtro? Ah no, c'è il filtro comunque. È la stessa identica cosa picciata in alto. Picciata. E adesso la distorco. Quindi ora lo stai facendo per dargli un po' di armoniche che gli hai tolto con il filtro. Sì. Adesso ci metto questo per fare un po' di più. Un po' più. Devo intonarla più che altro. E intonarlo. Tu intoni sempre ogni strumento soltanto quando vedi che ha senso nel, per quanto è, diciamo, preponderante timbricamente. Ma tendo a farlo di solito. Sempre. Sì. Magari si introducono dei problemi a livello di mix che non sai da dove vengono, che sono dati legati all'impostonatura, sì. Non ho cercato un piattino ancora. Ma sì, va bene questo, dai. Qua. Sarà sporchissimo, però più interessante. No, va bene, anche troppo l'alluso. Va bene. Avendola fatta con dei mezzi molto più arrangiati, diciamo. Sì, sì. Cioè, il rullante ce l'avevi già più o meno. Il piattino l'hai tagliato. Qua e c'è uno snap, cioè dovrebbe essere una schifezza. Sì, sì, sì. Quindi tu per dare il groove metti la velocity di tutti gli altri piattini dopo il primo colpo più basso. Faccio sempre diverso. Di solito mi registro i piattini. Stavolta, sì, è vero, visto che mi sembrava che forse ci volessero dritte, quindi le ho disegnati. Ora mi cerco il basso. È che fa un sì. O lo comprimi un po'. Mi sa magari sto anche a livello di nota. Ci metto l'autotune. C'è un po' di tutto qua. Basso schifoso. Vabbè, me lo lavoro un po'. Allora, mettiamo 25 di release, decay 350, sustain, abbassiamolo, vediamo cosa succede. Distorciamo. Ora, il glide, mettiamolo lento, vediamo cosa succede. Ci sta, no? Sì, sì, bello. Pompiamo. Alla fine è venuto molto pulito. Sì. Un po' bene dopo tutta la depressione del resto del beat. Midnight? Sì, Midnight. Sei senza connessione internet o stai usando troppi dati? Nessun problema. Con Midnight puoi ascoltare la musica ovunque. Mettiamoci passi anche. È dura concentrare tutto il lavoro che faresti in un'ora, sì. In un'ora e mezza. Ok, perfetto. Ora che ho il loop di vento, lo spalmo su tutto il beat.
e poi ci gioco. Una perdita di tempo colossale. With the all interval series, we have completed the demonstration of the basic rule. Quanto tempo ho ancora? Direi che è ancora 10 minuti. Così tanto? Vuoi meno? 10 minuti e non posso fare qualcosa di eccessivamente pazzesco, che è quello di cui avrò bisogno. Per questa puntata è tutto. Avrei voluto sviluppare ulteriori idee, ma purtroppo il tempo a disposizione era poco e ho fatto solo alcune delle cose che avevo in mente. Comunque ci abbiamo messo la batteria, ci abbiamo messo il basso, ci abbiamo messo il vento, i passi e soprattutto la pubblicità di Spotify. Da quel lato posso ritenermi soddisfatto. E ci vediamo alla prossima puntata. Voi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, guardate tutti gli episodi che vi mancano ancora e buon inizio di fine settimana. Sei senza connessione a internet o stai usando troppi dati? Nessun problema, con NetLine puoi ascoltare la musica ovunque e in qualsiasi momento. Completed the demonstration of the basic rules and laws of the 12-tone technique.